Il fatto che Playdate non sia una normale console da gioco lo si intuisce semplicemente guardandola. Dove chiunque altro produce hardware moderni, eleganti e dai colori sobri, questo piccolo dispositivo salta all'occhio per il suo giallo acceso e l'aspetto giocattoloso. Dove altri dispositivi sfoggiano schermi sempre più grandi, luminosi e vibranti, Playdate arriva con un minuscolo schermo in bianco e nero che non è neanche retroilluminato. E poi c'è lei, la manovella. A GVZ! No, non c'è la GVZ, c'è la manetta! La manetta, o meglio la manovella, è l'ingegnosa idea che rende unico il Playdate. Ma non è soltanto un gimmick e non è l'unico elemento distintivo di questa console che è un po' fuori dal mondo e un po' fuori dal tempo. Partiamo col dire che Playdate non è e non vuole essere un concorrente di Switch, di Steam Deck, oppure di smartphone e tablet. Il progetto nasce per celebrare il 15° anniversario di Panic, il publisher dietro giochi indie come Untitled Goose Game e Firewatch. L'azienda voleva creare un gadget originale, e tra le idee alternative c'erano una calcolatrice e un orologio. Alla fine si è optato per una sorta di elaborato Game & Watch, e per farsi aiutare Panic ha bussato alla porta di Teenage Engineering, che è un'azienda svedese nota soprattutto in ambito musicale per la produzione di dispositivi elettronici come l'OP1 oppure la linea di sintetizzatori portatili Pocket Operator. Abbiamo passato un paio di settimane con Playdate per scoprire se si tratta di qualcosa in più di uno stravagante e costoso esercizio di stile. Diciamolo subito, è impossibile restare immuni all'estetica gioiosa di Playdate. I messaggi dentro e fuori la confezione invitano a divertirsi e provano a comunicare la filosofia alla base del progetto. Poi, avviata la console, si viene accolti da un'esplosiva scenetta interattiva che permette di provare alcuni dei controlli, come l'accelerometro e la manovella. Tenuto tra le mani, il Playdate è piccolo, compatto e, anche se è molto leggero, dà la sensazione di essere sufficientemente robusto. La console sta tranquillamente in una tasca e, a parte la manovella che sporge sul lato destro, ha una forma perfettamente quadrata, cosa che la rende unica tanto nell'aspetto quanto nel modo in cui la si impugna. La croce direzionale e i tasti A e B hanno delle dimensioni molto piccole, ma non così tanto da risultare scomodi, e il click dei pulsanti è assolutamente perfetto. Sarà anche il primo hardware realizzato da Panic, ma il contributo degli esperti di Teenage Engineering si nota nelle finezze. Le viti metalliche agli angoli del Playdate permettono, per esempio, di agganciare la console alla sua base stereo, che però ancora non ha una data d'uscita. E visto che hanno un buco nel mezzo, si possono legare a una cordicina con un piccolo portachiavi. Se nella parte alta della console sono posizionati il tasto di accensione, lo speaker mono e il pulsante home, sul lato inferiore si trovano invece l'ingresso mini jack per le cuffie, quello per il cavo USB-C, che è fondamentale per caricare il Playdate o collegarlo al PC, e un microfono, che rappresenta uno dei tre sistemi di input alternativi della console. Gli altri due sono un accelerometro su tre assi, che permette al Playdate di rilevare quando viene inclinato, e ovviamente la manovella. Poiché è l'elemento più distintivo di tutto l'hardware, quello che ha incuriosito sia gli appassionati che gli sviluppatori, Panic e Teenage Engineering hanno lavorato molto per assicurarsi che la manovella fosse assolutamente impeccabile. Non è troppo rigida da risultare difficile da far girare, però allo stesso tempo ha abbastanza resistenza da non scivolare incontrollata e assicurare dei movimenti precisi. Quando non viene utilizzata, la manovella viene poi riposta con uno scatto all'interno di una piccola fessura. Sulla sua fragilità è invece difficile esprimersi. Per giorni la console ha resistito a strattoni aggressivi e rotazioni rapidissime, con un paio di giochi che mettono davvero a dura prova la manovella, neanche fosse il mulinello di una canna da pesca. Insomma, a meno di non essere troppo aggressivi, difficilmente finirete per danneggiare la console. Discorso a parte lo merita invece lo schermo, che è senza dubbio l'elemento più anacronistico del Playdate. Aver inserito un display in bianco e nero è stata una trovata interessante, perché da un lato ha posto delle limitazioni agli sviluppatori, che hanno dovuto cercare delle soluzioni originali per creare giochi che fossero gradevoli ma anche comprensibili. Dall'altro ha portato l'intera libreria di giochi ad avere un aspetto caratteristico e coerente. Il problema con lo schermo non risiede quindi nell'assenza di colori, ma nelle dimensioni del display, che è un dramma quando lo schermo si riempie di testi minuscoli, e soprattutto nell'assenza di un qualsiasi tipo di retroilluminazione. Quando si gioca all'aperto, in ottime condizioni di luce diretta, l'immagine è nitida, perfetta nel contrasto tra bianco e nero.
Ma provate a stare in casa e con un'illuminazione appena appena più tenue e capirete anche voi cosa si provava a giocare con un Game Boy negli anni 90. Molto spesso vi ritroverete a giocare in posizioni strane, a cercare l'unica angolazione possibile che vi permette di vedere qualcosa. E ovviamente levatevi dalla testa di giocare la sera al buio, magari senza una luce accanto al letto. Playdate non è una console per tutti, e questo anche per via di alcune sue caratteristiche che la rendono poco accessibile a un'ampia fetta di pubblico. Le piccole dimensioni dello schermo rendono estremamente difficile leggere i testi più piccoli, mentre la manovella posizionata sul lato destro della console è ovviamente più scomoda da utilizzare per le persone mancine. Per loro, gli sviluppatori hanno aggiunto un'opzione che permette di ribaltare lo schermo di 180 gradi, così da poter utilizzare Playdate al contrario e con la manovella a sinistra. Meglio di niente, anche se non è una soluzione ideale, visto che in questo modo la croce direzionale e i tasti A e B finiscono sopra lo schermo e diventano quindi scomodi da raggiungere in quei giochi che fanno uso sia della manovella che dei tasti. Il Playdate sarà anche un gadget originale e pieno di carattere, però come ogni console, il suo successo dipende ovviamente dalla qualità dei giochi che fa girare. Ma cosa è possibile giocare sul Playdate? Nel corso degli ultimi anni, Panic ha collaborato con diversi sviluppatori indipendenti per realizzare i 24 giochi che comporranno la prima stagione. A partire dal momento in cui viene attivato il proprio Playdate, sulla console saranno scaricati tramite Wi-Fi 2 giochi nuovi ogni settimana. Questo modo di distribuire il software ha due risvolti positivi. Da un lato si crea un effetto sorpresa. Immaginate di avere il Playdate appoggiato sulla scrivania e all'improvviso una piccola luce viola vi avverte che sono arrivati 2 nuovi giochi. Una volta scaricati, nella home si presentano incartati, come se fossero dei regali da spacchettare, ognuno con una sua decorazione. L'altro aspetto positivo di ricevere i giochi a piccole dosi e non tutti assieme sta nel fatto che per una settimana ci si può focalizzare su 2 esperienze per volta, scoprendole per bene prima di passare alla coppia successiva. Si ha il tempo di apprezzarli meglio e magari discuterne con altri appassionati che quella settimana stanno giocando agli stessi giochi. È un po' come quando si guarda una nuova puntata di una serie TV e bisogna attendere una settimana prima di vedere quella successiva. In questo modo si finisce anche per prolungare l'utilizzo della console, visto che ci vorranno 3 mesi per provare l'intera stagione 1. Ricevendo tutti i giochi assieme, il rischio invece è quello di fare una veloce abbuffata nei primi giorni e poi riporre il Playdate in un cassetto per sempre. Per non rovinare la sorpresa, non andremo nel dettaglio di ogni singolo gioco contenuto nella prima stagione. In questo caso ci limiteremo a dire che le esperienze contenute nel pacchetto, che ricordiamo è incluso nel prezzo della console, non va acquistato a parte, sono molto varie, però non tutte lasciano il segno. Forse il gioco più riuscito di tutti è anche quello che Panic ha pubblicizzato di più. Sviluppato da Keita Takahashi, l'autore di Katamari Damacy, Crankin's Time Travel Adventure chiede di ruotare la manovella per far andare il protagonista del gioco avanti e indietro nel tempo, sincronizzando i movimenti per evitare gli ostacoli lungo il percorso. Oltre che per l'estetica buffa tipica delle opere di Takahashi, il gioco funziona perché sembra pensato appositamente per la manovella del Playdate. È vero che volendo si può facilmente adattare il gioco a un controller e utilizzare lo stick analogico, però usare la manovella è molto più naturale e preciso. Certe volte la manovella si usa per spostare degli ascensori, per scattare dei selfie col cellulare, pilotare una nave spaziale o fare acrobazie con una tavola da surf. Ci sono anche giochi in cui la manovella non viene proprio utilizzata e invece si usano solo i tasti e la croce direzionale. Alcuni sono divertenti e fuori dalle righe, ma più di qualcuno dà invece l'impressione di trovarsi sulla piattaforma sbagliata. Saturday Edition, per esempio, è un'avventura grafica abbastanza tradizionale, con una premessa affascinante ma che sta molto stretta nel minuscolo schermo del Playdate. Dopo aver provato tutti i giochi della prima stagione, si ha la sensazione che le possibilità della console non siano state ancora sfruttate appieno. Ma per fortuna Panic ha reso pubblico Playdate Pulp, un tool di sviluppo che permette a chiunque di realizzare nuovi giochi che possono essere distribuiti online e caricati direttamente sulla propria console. Non esiste ancora uno store ufficiale su cui è possibile trovare i giochi, ma Panic ci ha assicurato che sarà introdotto molto presto con un aggiornamento del sistema operativo.
Per ora diversi sviluppatori stanno utilizzando piattaforme esterne come itch.io per distribuire i propri esperimenti. Un esempio è Bloom, un simulatore molto carino in cui bisogna gestire un negozio di piante. La procedura per caricare i giochi è semplicissima. Basta andare sul sito ufficiale di Playdate, accedere con il profilo su cui è registrata la console e attraverso l'interfaccia web caricare il file del gioco. Al momento Panic non ha confermato che ci sarà una seconda stagione, anche se è probabile che qualora dovesse esserci non sarà distribuita gratuitamente ma verrà venduta a parte. Non si hanno invece novità su Mars After Midnight, l'interessante gioco sviluppato da Lucas Pope, l'autore di Papers, Please e Return of the Obra Dinn. Spendiamo giusto due parole sul sistema operativo della console, molto minimale e che può essere navigato sia con i tasti che con la manovella. Si può impostare in modo tale che, quando la console è a riposo, lo schermo mostra l'ora. È anche possibile catturare degli screenshot che vengono salvati nella memoria della console, ma mentre stiamo registrando questo video ancora non è stata aggiunta una galleria interna per poterli vedere. Anche questa è una cosa che sarà poi inserita nei prossimi giorni. È bene sottolineare che l'interfaccia per il momento non è in italiano, anche se le poche impostazioni presenti sono tutte abbastanza chiare. Un indicatore segnala la batteria, che per la cronaca ha un'eccellente autonomia. Panic infatti indica 8 ore di gioco e 14 giorni se la console è in standby. Dal sito di Playdate è anche possibile scaricare Playdate Mirror, un programmino che permette di collegare la console al PC e giocare i giochi sul proprio monitor utilizzando il Playdate oppure un controller o la tastiera. Di sicuro aiuta a vedere meglio i testi più piccoli e così facendo si possono registrare video o anche fare streaming su Twitch, però è chiaro che il Playdate non è pensato per questo tipo di utilizzo. Quindi sì, potete farlo, però non ha molto senso. È una console realizzata da un produttore indie e indirizzata a un pubblico di appassionati di giochi indie. Come detto, non vuole essere un sostituto di Nintendo Switch o dei vostri giochi mobile, ma un gadget originale e che permette di provare delle esperienze stravaganti con un sistema di controllo molto diverso dal solito. A molti non interesserà, ma va bene così. Nei giorni passati con Playdate mi sono divertito, alcuni giochi sono molto più profondi del previsto e altri sono diventati delle piccole droghe. Ormai mi capita spesso di avere Playdate a portata di mano e quando ho 5 minuti liberi lo prendo per fare qualche partita veloce. Il problema più grande è senza dubbio lo schermo che non è retroilluminato. Va bene voler strizzare l'occhio alle console del passato, ma non va bene se a strizzare gli occhi dobbiamo essere noi. Il prezzo di $179 è alto, però comunque parzialmente giustificato dal fatto che, incluso nel pacchetto, ci sono 24 microgiochi esclusivi. La speranza è che nei prossimi mesi possiamo vedere un supporto continuato sia da parte della community di appassionati che ovviamente dalla stessa Panic, in modo tale che spuntino fuori nuove esperienze sempre più originali e divertenti. Questo è per il momento tutto sul Playdate. Se il video vi è piaciuto, l'invito è sempre il solito: mettete like e seguite il canale YouTube di Multiplayer.it. Vi lascio con un paio di filmati qui accanto, tra cui anche l'unboxing del Playdate. Fatemi sapere nei commenti se la console vi interessa e noi ci vediamo al prossimo filmato, sempre qui su Multiplayer.it.